Salve a tutti e bentornati al nostro appuntamento mensile dedicato ai fumetti di Godzilla di Saldapress. Abbiamo purtroppo saltato il mese scorso, ma questo ci permette di occuparci di ben due volumi, il 23esimo, contenente l'ultima parte della serie Rivali, dedicata a Batra, e il 24esimo, un fantastico crossover tra Godzilla e i Mighty Morphin Power Rangers. Lo so, siamo qui tutti in attesa di parlare di quel capolavoro di crossover, ma prima di quello dobbiamo concentrarci su Batra e la storia dedicata a lei. Prima di tutto, un piccolo riassunto per coloro che non conoscono Batra. Come già accennato in uno scorso video, Batra è praticamente il contraltare di Mothra. Si risveglia quando la Terra è in pericolo, ma, mentre Mothra è incline al dialogo e cerca di proteggerla senza fare del male, l'istinto di Batra è quello di proteggere il pianeta con ogni mezzo possibile. Nell'unico film nel quale compare, alla fine decide comunque di allearsi con Mothra per aiutarla a sconfiggere il vero nemico della Terra in quel momento, ovviamente Godzilla. Abbiamo anche ritrovato Batra in altri volumi dei fumetti di Godzilla, ma in nessuno aveva un ruolo così importante come quello che aveva nel film o come nella storia della quale stiamo per parlare. Siamo nel 2027 e ovviamente si parla di tematiche ambientali. Delle multinazionali corrotte stanno inquinando l'intero pianeta e in particolare una cittadina chiamata Hackney-on-Sea. Qui vive Robby, una ragazza che ha una grande passione per i mostri, soprattutto per Mothra. Ecco perché, quando Akemi le racconta che in una vecchia trasmissione captata in radio, probabilmente come si captano ai giorni nostri le misteriose number stations, viene fatto il nome di Batra, questa si rivela subito interessata all'argomento. Batra sarà davvero a riposo lì vicino? E a cosa potrebbe portare la sua presenza se sentisse l'istinto di intervenire per salvaguardare l'ambiente dalle multinazionali che stanno inquinando? L'ultima storia della prima stagione di Rivali non entusiasma molto, rivelandosi molto semplice e banale sia nel racconto sia nell'utilizzo dei mostri. Siamo lontani dal vedere un Anguirus affrontare a testa bassa un nemico più potente di lui in leggende. Batra qui è sì protagonista, ma messa immediatamente in secondo piano quando altri mostri compaiono su carta. Il tratto del disegno è carino, quasi abbozzato ma decisamente accettabile. I colori utilizzati sono molto poco accesi, segno di voler dare un'atmosfera meno felice, più dark, cattiva, almeno all'inizio della storia. I personaggi umani sono semplici e poco incisivi, sono solo degli spettatori di qualcosa che sta accadendo, e se non ci fossero stati, sarebbe andato nello stesso identico modo. Molto buono invece lo scontro tra Batra e Godzilla. Le vignette che mostrano il loro combattimento sono degne di nota, non sono caotiche, mostrano uno scontro molto fumettistico, ma che ricorda molto anche quelli cinematografici, il che è sempre un plus quando si parla di fumetti ispirati a grandi cult del cinema. Ma dopo aver visto Batra avere il suo piccolo momento di gloria, siamo pronti a parlare del più strano e decisamente interessante crossover dai tempi di Batman contro le Tartarughe Ninja. Godzilla incontra per la prima volta nella sua storia i Power Rangers. Ovviamente la trama inizia con lo spiegarci perché i Power Rangers e Godzilla non si sono mai incontrati prima. E la spiegazione è la più banale, ma sensata di tutte. Non sono nello stesso universo. Grazie alla DC prima, con i crossover delle serie sulla CW, e alla Marvel al cinema poi, con Spider-Man No Way Home o Doctor Strange nel multiverso della follia, il multiverso è ormai sdoganato, ed è proprio grazie ad un viaggio multiversale di Rita Repulsa che il gigante atomico può incontrare i Rangers. Ma a proposito di universi, sapete che Monster Movie sta producendo un universo condiviso di mostri, vero? Potete trovare i dettagli del mostriverso in descrizione o nel video qui linkato. Rita, la storica nemica principale dei Power Rangers, ha trovato il fulcro del multiverso, una gemma che permette appunto il viaggio nel multiverso. Rita e i suoi scagnozzi la utilizzano per trovare un universo che non abbia i Rangers, mostrandosi proprio per quella che è. Una villain decisamente ridicola che pur di non affrontare le sconfitte decide di trovare un universo più semplice da governare. Il primo problema? Che l'universo nel quale viaggia è ovviamente quello nel quale Godzilla domina la Terra. Il secondo problema? Che anche il Green Ranger che stava cercando di fermare il piano di Rita a suo malgrado viaggiato con lei e quindi sappiamo per certo che i suoi compagni non staranno con le mani in mano e cercheranno sicuramente il modo di recuperarlo. Questo le metterà di fronte gli Xilien, i classici alieni della saga di Godzilla, che si sono subito alleati con Rita Repulsa per tentare di controllare i kaiju della Terra. Questo crossover inizia subito in quarta, con un ritmo molto veloce che fa venire voglia di girare in continuazione, pagina dopo pagina, per riuscire a vedere come va avanti la storia.
I disegni di Freddie Williams II, che ha disegnato anche l'altro crossover che abbiamo citato prima, Batman e le Tartarughe Ninja, che vi consiglio assolutamente di recuperare, sono semplicemente fantastici e perfetti per questo tipo di evento. Williams riesce a dare a Godzilla espressioni, movimenti e toni che difficilmente abbiamo visto in un prodotto fumettistico fino ad ora, e le sue vignette precise riescono ad immergere tantissimo nell'azione. Un lavoro splendido che non vediamo l'ora di terminare di leggere per sapere come andrà a finire. E siamo anche fortunati. La storia si concluderà nel prossimo volume, che conterrà ben 3 capitoli di questa storia. Anche oggi siamo arrivati alla fine del video. Vi ricordiamo che potete trovare gli albi di Godzilla in fumetteria, editi da Saldapress, e vi consigliamo ancora di più di correre a prenderlo questo mese e il successivo, perché non vi pentirete di quello che state leggendo. Nel mentre vi diamo appuntamento al mese prossimo con un nuovo video dedicato al Re dei Mostri.